Abbiamo voluto appunto proseguire sul filone futurista con il nostro Severini e appunto abbiamo allestito questa collaterale della Cortona Antiquaria che celebra il 60° anno con degli artisti di primissimo piano come Boccioni, Balla, De Pero, Danna. E oltretutto sono tutte opere importantissime del primo Novecento, ma che dimostrano il dinamismo, la volontà di spingersi verso la tecnologia di quel momento, e soprattutto ci sono anche delle belle novità, tra cui un quadro di Giulio Danna che è per la prima volta esposto in una mostra. La mostra racconta il futurismo e soprattutto il secondo futurismo, che è un po' l'evoluzione del futurismo dei grandi padri più noto a livello di grande pubblico. Noi siamo andati un po' a esplorare degli artisti e un momento dell'avanguardia meno percorso, insomma, meno esposto anche nelle grandi mostre sul tema. Futurismo è un'avanguardia straordinaria, forse la vera avanguardia, no? di chi ha saputo rompere gli argini, trarre insegnamento dai maestri dell'Ottocento portandoli nella contemporaneità, nella modernità, nell'organizzazione anche per manifesti di movimento, di pensiero. È proprio l'avanguardia con la maiuscola, e credo che ultimamente il futurismo sia stato anche ampiamente rivalutato, sdoganato anche a livello internazionale. Ecco, questa mostra prova a interpretarlo da un punto di vista un po' inconsueto, con opere meno viste, con artisti meno conosciuti. Questo quadro che ho qui accanto è forse un po' la quintessenza di quello che sto dicendo, la pubblicità, no? Le grandi icone di quegli anni dal punto di vista della produzione, la comunicazione, i giornali, le riviste, la comunicazione intesa come antenne radio, ma anche la comunicazione intesa come aerei e mezzi di trasporto. Quindi la comunicazione, che per i futuristi è fondamentale in tutti i sensi, dalla pubblicità al trasporto del mezzo di trasporto, viene riassunto in quest'opera, che peraltro è anche tecnicamente molto moderna. Parlando di aeropittura, allora qua anche in questa sala vediamo alcuni dei principali esponenti: Danna, che fa parte della corrente dei futuristi siciliani, lì ci spostiamo con Crali e Dottori, ma già con solo queste tre opere su questa parete c'è un'altra considerazione molto interessante da fare. Qua partiamo Sicilia e qui stiamo in centro Italia, lì c'è il lago Trasimeno di Dottori, e là invece andiamo nel nord Italia con Crali. Il futurismo finisce alla fine degli anni 30 con l'aeropittura, per cui è un'avanguardia che è durata 20-30 anni, e vale la pena anche soffermarsi su questa. Si parla di secondo futurismo, in realtà è quel futurismo che va dagli anni 20 e 30 e che termina con l'aeropittura qua presente, che è un movimento che va ancora esplorato e su cui ancora c'è tanto da dire e da rivalutare.